Il tutto nasce da una frase che, parlando con la collega Loredana Buscemi, dissi: forse è il momento di smettere di parlare di violenza e di cominciare a parlare di bellezza come antidoto alla violenza. Con questo concept si è dato il là alla giornata di studi centrata sulla figura dell'anziano in relazione alle tipologie di violenze che lo stesso può subire in vari momenti e varie circostanze della sua vita e alle bambine richiedenti asilo. Noi abbiamo voluto considerare questo evento a 360 gradi, quindi sì, ben venga considerare la violenza sulle donne adulte, prevalentemente in ambito familiare, ma abbiamo considerato anche la violenza sulle bambine, che sì, sono piccole donne ma sono bambine, e anche sull'anziano, in particolare sull'anziano che è spesso dimenticato e che in realtà non dobbiamo dimenticarci, la violenza del terzo millennio. Un convegno organizzato dall'AMAME, l'Associazione Marchigiana Medicina Legale, che mette al centro il tema del mese, quello della lotta alla violenza sulle donne, e ha inoltre avuto l'obiettivo di coinvolgere e stimolare tutte le varie professioni e professionalità in una discussione aperta dove ognuno ha potuto apportare il proprio contributo grazie alle esperienze già avute sul campo. Un convegno che da diversi anni porta a Corinaldo tematiche importanti su cui riflettere. L'argomento di quest'anno è molto interessante, poi fatto in questo periodo dove che il mese poi è dedicato alla sensibilizzazione sulle violenze sulla donna, è una cosa molto, molto buona e a cui io ho aderito e ho gradito in modo particolare. Il fenomeno è in continuo aumento, quindi vuol dire che la repressione non basta. Serve la sensibilizzazione, serve inculcare una cultura diversa anche nel nostro paese. Credo che possa nascere in questo confronto, in questo dibattito, alcune idee, alcune proposte che vanno ad aiutare naturalmente questi disagi e queste problematiche.